Ribattezzata la Baby Gang delle Autolinee Latina, tanti episodi, un vero e proprio fenomeno in negativo tra dicembre e gennaio, insomma li avete scoperti e arrestati. Sì. Si tratta di un gruppo di 5 giovani egiziani che praticamente hanno terrorizzato la zona delle Autolinee nel periodo natalizio, quindi poco prima di Natale e anche a gennaio, dove hanno posto in essere una serie di rapine, in particolar modo 5 rapine gli sono state addebitate, ma anche una serie di altri reati, tra i quali furti aggravati, ricettazione. In particolar modo avevano un modus operandi ben definito: accerchiavano la vittima con una scusa e poi la aggredivano fisicamente, depredandola di tutto ciò che aveva, quindi telefonini, collane in oro, soldi. Si tratta quindi di 5 cittadini egiziani che operavano in quella zona e che abbiamo riconosciuto grazie a un'attività lunga che è durata diversi mesi, fatta di attività tradizionali, di indagine, quindi appostamenti, osservazioni, riconoscimenti fotografici, ma anche attività tecniche, grazie all'ausilio fondamentale anche della squadra mobile, quindi sui cellulari che sono stati poi successivamente sequestrati. Quindi il positioning dei cellulari nella zona Autolinee nei giorni in cui venivano commesse le rapine, tabulati telefonici che hanno evidenziato i rapporti costanti che avevano i cinque arrestati. Di questi cinque arrestati, quattro sono attualmente in carcere, due si erano anche dileguati, ma grazie ai sistemi di indagine li abbiamo rintracciati, uno in provincia di L'Aquila, a Sulmona in particolar modo, e un altro a Livorno. Gli altri due erano in zona e li abbiamo arrestati, il quinto è attualmente ricercato.